Buongiorno a tutti, oggi 23 febbraio 2022, sono le ore 9 e 11 minuti sul seduta della terza commissione consigliare. Prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Sì, buongiorno, il presidente Caracalla. Presente. Consigliera America. Buongiorno, presente. Consigliere Giaconia. Buongiorno, presente. Consigliera Meli. Buongiorno, presente. Consigliere Ficarra, assente. Quindi 4 su 5 Bene, presenti. constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Ringraziamo per la presenza il dottore Marchese dell'AMAT e l'ingegnere Biondo della mobilità e traffico del Comune di Palermo. Grazie per aver accettato il nostro invito. E oggi abbiamo messo all'ordine del giorno una problematica che riguarda l'autorizzazione della ZTL. Io darei la parola alla collega Meli che qui ha sollevato questo problema e quindi magari darle la parola per poter lei spiegare di cosa si tratta. Prego, collega Meli. Sì, buongiorno, mi sentite? Mi Si sentite? sente? Perfetto. Sì, sentiamo. Ah, collega, naturalmente vi ricordo, signori, che la seduta è videoregistrata, quindi diamo per assodato che il vostro consenso alla registrazione è andato su YouTube. Prego, collega Meli, prego. Sì, la mia richiesta di convocare Così non... Ma ti sento nel problema che lui aveva fatto il microfono. come dicevo, l'incontro di oggi che ho richiesto in terza commissione nasce da un confronto avvenuto con diversi capocantieri. Come ben sapete, grazie al 110%, quindi ai bonus, ai benefici che stanno finalmente hanno sbloccato l'iter burocratico, stanno iniziando a crescere questi nuovi cantieri per ristrutturare gli immobili nella città di Palermo. Il grande flusso devo dire che è al centro storico perché ognuno ne sta approfittando di questa agevolazione. E proprio l'altro giorno mi hanno contattata diversi capocantieri perché i dipendenti, che solitamente si aggirano tra 10-15 dipendenti a cantiere, pagano ogni giorno 5 euro di ticket, quindi per la ZTL, perché proprio devono accedere all'interno del centro storico. Io ho preso informazioni in merito e mi era stato detto che potevano avere soltanto l'agevolazione il capocantiere, ma in realtà sono i dipendenti che giustamente mi hanno fatto un esempio. Dice: consigliere, noi guadagniamo 900 euro di stipendio al mese, ne paghiamo 5 euro per fine staff, quindi per 6 giorni, cioè mi dica lei se conviene andare a lavorare, diciamo, ci stiamo a casa. Quindi il confronto con voi nasce proprio per capire se c'è la possibilità di guardare un attimo il regolamento e vedere se si può apportare una modifica per i lavoratori proprio del centro storico. Anche perché la collega ci diceva che all'amministratore dei singoli, diciamo, È possibile. alle aziende appaltanti è stato concesso la possibilità di poter avere l'agevolazione di avere il pass per quanto riguarda la ZTL. Quindi la domanda è possibile allargare questo pass oltre che all'amministratore, al titolare dell'azienda, anche ai suoi lavoratori, visto che si tratta dei lavori saltuari e quindi che hanno un inizio e hanno una fine. Non so chi vuole prendere la parola, nel frattempo è arrivato, non so come si chiama, della Pfizer. Vabbè, allora posso riscontrare io al volo intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Allora, io quello che vi posso dire è chiaro che il comportamento degli ingressi della ZTL è normato dal disciplinare. Il disciplinare prevede anche questa casistica, quindi non bisogna praticamente inventarsi niente, cioè i soggetti che devono accedere alla ZTL per motivi di lavoro, ovviamente il motivo di lavoro deve essere appunto concreto, cioè ci deve essere un contratto, ci deve essere un'attività e credo che non sia questo il problema. Quindi tutti i titolari che per motivi di lavoro devono accedere alla ZTL possono accedere e hanno diritto a un pagamento anche semestrale di 50 euro o mensile di 20 euro, oltre al giornaliero di 5 euro.
E quindi comunque, ovviamente, fermo restando il veicolo che deve essere di classe, di tipologia non inquinante. Per cui, diciamo, il disciplinare già inquadra questo tipo di attività e consente l'accesso alla ZTL per motivi di lavoro. Non credo di dover aggiungere nulla. Io in realtà già ho chiesto informazioni e mi hanno risposto così: purtroppo alla facoltà di richiesta del PAS solamente il titolare della ditta, poiché avente partita IVA o codice Ateco, pertanto gli operatori non hanno nessuna possibilità di richiesta. No, no, non è così. Per motivi di lavoro può accedere chi ha un contratto di lavoro continuativo o a tempo determinato e può richiedere l'accesso a scheda 7.10 del disciplinare tecnico, l'ultimo disciplinare che è stato allegato alla deliberazione di giunta di approvazione della ZTL, e ha diritto al contrassegno annuale o di 100 euro, semestrale di 50 euro e mensile di 20 euro. Paga regolarmente. L'importante è che abbia un contratto. Allora, contratto di lavoro all'interno del centro storico, ovviamente, nell'area in esame. Ma infatti credo che questo valga, può essere che mi sbaglio, dottore Biondo, sono così in Giaconia, per quei lavoratori che, diciamo, che dove la sede di lavoro ce l'hanno all'interno del perimetro, diciamo, ovviamente. Stiamo parlando di lavoratori che comunque lavorano presso i cantieri, no? All'interno del perimetro. Ovviamente, cioè non può avere il cantiere. Vale anche per loro, e a questo punto, se vale anche per loro, deve richiedere il responsabile legale, il rappresentante legale dell'azienda, dell'impresa. L'accesso alla ZTL è assolutamente individuale, quindi il possessore del veicolo deve fare richiesta, si deve scrivere in lista bianca con le motivazioni, apportando le motivazioni. Sì, infatti, scusate, giusto per chiarimento, no? Infatti Ingegner Biondo ha dato tutta una serie di corrette informazioni. Qui si tratta di contratti che le ditte stanno stipulando con delle strutture all'interno della ZTL, quindi strutture che devono essere oggetto, diciamo, di attività di ecobonus. Quindi se io ho un contratto come azienda, scusate, all'interno, diciamo, per un edificio da ristrutturare all'interno della ZTL, è chiaro che i miei dipendenti contrattualmente regolari, cioè con un contratto regolare di lavoro, che devono recarsi all'interno della ZTL, possono usufruire di queste, diciamo, agevolazioni, chiamiamole con l'abbonamento o con il pass giornaliero, vabbè, questo vabbè, ma per esempio con l'abbonamento mensile. Quindi, ecco, dobbiamo analizzare il singolo caso, cioè per capire se appunto è un caso del genere e ci sta. Assolutamente non ci sono problemi, da altri casi che possa essere intervento spot fatto in maniera, diciamo, non contrattualizzata. Ecco, dobbiamo distinguere questi casi. Ecco, perdonatemi. Siccome si sono arrivati in via Borelli e gli hanno fatto la negativa, quindi non credo che ritornino nuovamente lì. Quindi dobbiamo capire prima che li rimandiamo. Io oggi dirò a posto, potete andare, invece magari loro ritornano lì e non glielo fanno. No, va bene, ok. Possiamo analizzare il problema, se c'è qualche caso particolare. Ecco, intanto, diciamo, credo che abbiamo un po' chiarito questo aspetto. Lo chiariremo anche con il personale di Via Borelli, qualora dovessero ricevere determinate richieste, però già vi possiamo dire quanto adesso affermato, che in queste situazioni, quindi con contratti attivati all'interno, per struttura all'interno della ZTL, possiamo assolutamente concedere ai lavoratori, ovviamente in regola, quindi contrattualizzati con la ditta, quindi con questa serie di situazioni capirete che devono sussistere, e con automezzi che ovviamente siano autorizzati a poter entrare, quindi che siano in regola con Le norme devono essere rispettate, quindi scusi, dottore Marchese, quindi per essere chiari, sì. io sono Saracaus, dipendente della ditta Marchese, che sono messo in regola, che la ditta Marchese ha preso l'appalto per ristrutturare il palazzo in via Roma. Posso venire a Borrelli a chiedere Tanto ci sia il Sì, contatto. assolutamente sì. Chiaramente io devo dimostrare che l'azienda Marchese ha un contratto all'interno della ZTL. In qualche modo ci deve essere un contratto che dimostri che io come azienda sto effettuando un'attività all'interno, un'attività lavorativa, ovviamente all'interno della ZTL.
lavorare. Ma siccome stiamo parlando già di amministratori che sono venuti via e sono autorizzati, non abbiamo autorizzato i dipendenti di questo amministratore. Ok, vabbè, adesso comunque sicuramente sarà stato... interviene il collega. Allora, buongiorno. Consigliere, buongiorno, sono Fabio Lanesvale, sono Toto di Mare. E io la sentivo male, però. Aspetta, il microfono, ok. Consigliere, buongiorno, sono Dani Svalle, si ricorda? Sì, prego. Dani Svalle. Sì. Allora, noi ci siamo sentiti, praticamente il discorso è questo. Le persone che sono venute qui da noi all'interno di via Borrelli hanno chiesto, sì, la possibilità di avere un pass ZTL, però ovviamente non hanno dato nessuna dimostrazione nel merito, dicendo che sono contrattualizzati con la ditta marchese, dicendo che lavorano per la ditta marchese, volevano semplicemente il pass perché facevano dei lavori all'interno dell'azienda, all'interno della ZTL per conto dell'azienda. Quindi teoricamente non avevano nulla per poter giustificare il fatto del rilascio del pass. Quando io le ho risposto, consigliera, al telefonino, mi ricordo benissimo perché lei mi aveva fatto questa domanda, infatti per questo mi sono permesso di intervenire, io ho detto sì, noi possiamo rilasciare. Allora, nel momento in cui abbiamo o un codice Ateco o una partita IVA rilevante l'attività lavorativa all'interno della ZTL, l'operatore oppure l'operaio che lavora direttamente per la ditta deve essere contrattualizzato sicuramente perché deve essere messo in regola, può accedere sicuramente anche con il suo mezzo, l'importante è che comunque venga dimostrato. Era questo il punto fondamentale. Noi il pass lo rilasciamo tranquillamente, anche perché è un pass a pagamento, neanche a vista bianca, quindi assolutamente si può fare tranquillamente. Ma loro sono venuti, sono chiaro? Loro sono venuti con i contratti, magari ci vuole qualcosa non di... Non lo sento. Dico, loro sono venuti con i contratti di lavoro, però forse serve qualcosa nella ditta, magari per il contratto. No, a noi interessa semplicemente che la ditta dimostri che Fabio Danesvalle lavora per quella ditta, quindi che è collocato a quella ditta. Sì. Una certificazione, l'importante è comunque ci sia ovviamente il documento del responsabile, ecco. Quindi lo possiamo fare tranquillamente, consigliera, sia tranquilla. Non ci sono problemi per questo, ok? No, diciamo che l'iniziativa è nata così perché eventualmente sarà possibile una modifica, perché dico, non è un singolo dipendente, sono tanti dipendenti che... No, io posso avere pure... Allora io posso avere la mia ditta con un solo dipendente e faccio il passo al dipendente, posso avere 100 dipendenti e faccio 100 passi, non è un problema, l'importante è che siano contrattualizzati e possono dimostrare che lavorano per quella ditta, punto e basta, tranquillamente. Quindi possono venire quando vogliono, d'accordo? Non ci sono problemi, tranquillo. Bene, vi ringraziamo per i chiarimenti, così eventualmente non so, magari faremo anche un comunicato in modo tale che tutti i dipendenti potranno venire a conoscenza di questa possibilità, visto che è stata delegata. Per qualunque cosa a disposizione, non ci sono problemi. D'accordo. Grazie, gentilissimi, grazie di aver aggiunto. Buona giornata, arrivederci, grazie. Allora, interrompiamo la registrazione.